Questo è lunedì 19 di febbraio. Operazione Anticamosa a Napoli. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Vomero hanno dato esecuzione questa mattina a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla GIP partenopeo su richiesta della DDA di Napoli a carico di 8 persone. Gli indagati dovranno rispondere a vario titolo di una serie di reati aggravati da finalità mafiose che vanno da omicidi a lesioni personali aggravate e alla detenzione e porto illegale di armi e munizioni e bombe. Nel corso delle indagini sono stati ricostruiti alcuni dei fatti di sangue che caratterizzavano la faida di Camorra scoppiata nel 2012 tra il clan camorristico della Vanella Grassi e quello degli Abete Abbinante Notturno. Entrambi erano attivi nella gestione delle piazze di spaccio di Scampia ed entrarono in guerra per il predominio sull'8G, un insediamento di edilizia popolare all'epoca sotto il controllo della Vanella Grassi, innescando una faida che portò a ben 27 omicidi. Oggi sono stati individuati mandanti ed autori di due lunedì 19 febbraio. Scippo ai danni di una signora di 57 anni, arrestato dai carabinieri. I militari della stazione di Tersigno del Napoletano hanno tratto in arresto Francesco Balzano, un 27enne domiciliato a Bosco Reale, già noto alle forze dell'ordine, raggiunto da ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP di Nola su richiesta della locale procura. Durante le indagini dei carabinieri è emesso che l'uomo il 20 dicembre scorso a Terzigno si era reso responsabile di un furto aggravato scippando una passante di 57 anni. Le Fiamme Gialle di Nocera Inferiore hanno controllato un venditore ambulante in possesso di vari supporti informatici pirata, posti in vendita a Sant'Egidio del Monte Albino in provincia di Salerno. Il responsabile, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. I supporti informatici sono stati sequestrati. A Napoli, nel quartiere di Ponticelli, i carabinieri hanno arrestato un quarantenne attualmente sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata. I militari dell'arma hanno accertato che con violenze sia fisiche che verbali l'uomo aveva costretto gli anziani genitori a consegnare quotidianamente del denaro per l'acquisto di stupefacente. La sua perquisizione personale ha portato al rinvenimento di una dose di cocaina che gli è stata sequestrata. L'arrestato è stato condotto nel carcere di Poggio Reale. I carabinieri della stazione di Pomigliano d'Arco hanno arrestato ad Afragola Vincenzo Russo, 25enne del rione Salicelle, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato fermato alla guida della sua Ford, a bordo della quale, a seguito di perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati 8 grammi di cocaina in dosi e 995 euro in denaro contante, ritenuti provento di attività illecita. L'arrestato è stato tradotto dalla casa circondariale di Poggio Reale. È un atto d'amore inchiodare le loro responsabilità. Così il presidente nazionale di Libera, Don Luigi Ciotti, ha commentato l'arresto avvenuto ieri a Napoli di 9 minorenni per il pestaggio di Gaetano, il ragazzo di 15 anni aggredito a calci e pugni da una baby gang alla stazione di Chiaiano lo scorso 15 gennaio. L'arresto di questi ragazzi, ha aggiunto Don Ciotti, deve interrogarci tutti. È la società degli adulti che deve interrogarsi su cosa ha creato, cosa ha permesso, che cosa non ha fatto. Questo non toglie le responsabilità delle singole persone. Si annunciano 3 giorni di cattivo tempo su gran parte delle regioni italiane, con piogge temporali ed anche nevicate in pianura, il tutto a causa di una perturbazione di origine nord europea che ha raggiunto l'Italia. Soltanto il Piemonte, l'Abruzzo, il Molise e la Puglia sembrano essere le regioni che vedranno meno precipitazioni. Da oggi a sabato cadrà tantissima pioggia sul nord-est, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Lombardia orientale, Sicilia, Sardegna e Calabria. Potranno verificarsi locali nubifragi sulle regioni centrali, come in Toscana e tra Lazio e Campania. La neve cadrà copiosa sulle Alpi orientali, dai 700 metri fino a valle della giornata di sabato, mentre sull'Appennino nevicherà da quota 1000 metri fino anche a 400-600 metri. Ed era questa l'ultima amici per la giornata di lunedì 19 febbraio. Alla prossima edizione.